14 febbraio, San Valentino, andiamo a sentire cosa ne pensano i castellammaresi e se festeggiano ancora la festa dell'amore. 14 febbraio, San Valentino, insomma la festa degli innamorati, voi festeggiate, la preferite magari festeggiare un giorno prima? No, noi oggi festeggiamo il nostro anniversario, domani è San Valentino, ma domani ritorneremo a casetta nostra, belli tranquilli, a goderci la vacanza nostra. Ma è stato un caso oppure insomma avete avuto un appuntamento proprio il 13 febbraio? Una casualità della vita, così ci siamo conosciuti e da cosa nasce cosa e abbiamo deciso insieme che questo era il giorno in cui abbiamo coniato questa giornata del nostro fidanzamento, tutto qua. E il giorno dopo ci siamo resi conto che era San Valentino. Cosa vorreste dire insomma a chi festeggia San Valentino, comunque a chi ha iniziato ora un rapporto d'amore? Ma soprattutto di amare al di là del San Valentino tutti i giorni e quindi festeggiare tutti i giorni al di là del San Valentino. Poi San Valentino è una festa commerciale, quindi ci sta o non ci sta, dipende dalla coppia, però se la coppia si ama tutto l'anno, 365 giorni, non solo domani, ecco, non solo il 14. 14 febbraio San Valentino, viva l'amore a tutte le età. Certo, sicuramente, non c'è età per San Valentino se si è innamorati. Cosa cambia rispetto ai primi anni? E il rapporto si è rafforzato perché non è basato solo su alcune cose, è più forte. Cosa vorrebbe dire a chi oggi, insomma, dopo le prime problematiche, molla tutto e va avanti magari anche un'altra persona ritrovando anche le stesse problematiche poi? Oggigiorno è facile mollare, invece se si è un po' con carattere forte si riesce a capire se deve stare sempre nei propri ranghi e non eccedere mai e andare fuori. Ci vuole molta pazienza. Perché nell'arco della vita di una coppia gli ostacoli, le difficoltà ci sono, è assurdo dire che non ci sono, però se si è forti si riesce anche ad andare avanti, però ci sono ostacoli che a volte nella vita... Ostacoli ovviamente che non comportino accontentarsi sicuramente, certo, ma... Esatto, giusto, perché non deve essere l'amore, non è sacrificio. Esatto. Per niente siamo da 40 anni sposati, diciamo. Festa dell'amore... In un periodo storico dove molte persone insomma mollano tutto e invece è importante vivere l'amore fino in fondo. Certo, sono dei valori fondamentali a cui bisogna ancora credere. Sì. E voi festeggerete San Valentino? Sì, noi lo festeggiamo al lavoro, poi sì, dopo il lavoro faremo una passeggiata, faremo qualcosa di romantico, però è un sentimento a cui crediamo tanto, siamo fidanzati da un anno e mezzo quasi, il prossimo anno probabilmente ci sposeremo, quindi crediamo tanto nell'amore, col tempo giusto, coi tempi giusti. Cos'è importante per far sì che una coppia e un amore continui? Il rispetto, la fiducia, parlare tanto, aiuta. Sin dall'inizio per i problemi, insomma, iniziare a parlare subito. Sì, giustamente inizialmente i caratteri non si conoscono, quindi le prime discussioni sono per il carattere, poi dopo col tempo le cose sono diverse. Poi siamo pure qui al lavoro assieme, quindi magari qualche piccola discussione lavorativa, però adesso abbiamo questo progetto di sposarci. Quindi viva l'amore, insomma. Assolutissimamente sì, viva l'amore. Sì, a tutte le età.